Allora, il PDL dice di dettare l'agenda politica e che appunto i Montiani e tutta la coalizione sono lì ad inseguire Berlusconi. Qual è la risposta da un ex PDL, tra l'altro? Ma guardi, in questo momento credo che le cose da fare non siano quelle della semplice propaganda, bisogna dire qual è la proposta politica, e mi pare con grande responsabilità il presidente Monti e tutti coloro i quali sono scesi nelle liste o saliti nelle liste a seconda di come si vuole interpretare, stanno facendo la propria parte. Non voglio alimentare polemiche inutili, sono contento che ci sia ancora gente che crede che la politica possa cambiare l'Italia e possa cambiare le cose, quindi questo penso che sia il messaggio più importante. Poi all'interno del panorama complessivo mi pare che la scelta civica di Monti sia una scelta di responsabilità. Però sull'IMU c'è stata un'apertura da parte dell'ex Presidente del Consiglio? Una volta riportata l'Italia in una situazione più o meno di correttezza dei conti e quindi di serenità da un punto di vista della finanza pubblica, è evidente che tutti gli sforzi devono essere fatti per aiutare le famiglie, per aiutare i lavoratori, quindi la tutela della casa è una delle cose da fare gradualmente senza promettere cose impossibili. Perché è impossibile quindi l'idea? Tutto in un momento credo che diventi, non dico impossibile da un punto di vista tecnico, ma pericoloso per tutti gli effetti che può procurare. Allora, in un quadro di compatibilità sicuramente si può ragionare, proposta come spot elettorale mi pare un po' riduttivo.